Chris Jagger in tournée in paesi che lui già conosce bene, tra cui la Slovenia, ci è stato ben 7 volte. Dopo la tappa di Muggia, ieri sera è approdato a Isola. Istria. I like Istria. In scaletta brani anche del suo ultimo album Mixing Up the Medicine, ispirato al poeta e autore di teatro inglese dell'Ottocento Thomas Lovell Beddoes. È anche un mix di vari generi musicali, blues, rock, folk, registrato durante il lockdown con un gruppo di amici e colleghi musicisti. Tra i brani offerti qui a Isola, Anyone Seen My Heart, noto per la collaborazione anche con il fratello Mick dei Rolling Stones, poi Prisoner of Your Heart, Snow on the Mountain, Got Me e tanti altri del suo vasto repertorio. La band è formata da Paul Atkinson alla batteria, Elliot McCrell al violino e alla chitarra suo figlio John. È molto bello suonare con mio figlio, a volte è meglio non discutere troppo, perché si arriva presto a dire, ma dai, questo non va bene. Però sono fiero di lui, è un buon cantante e musicista. A lui piace e questo è importante. Cantante, giornalista, attore e anche scrittore. Recentemente ha pubblicato un libro autobiografico intitolato Talking to Myself. Le recensioni sono positive, l'ho pubblicato dopo la pandemia, non era un buon periodo, ma bisogna andare avanti e cercare di dimenticare. Per ora non è prevista la traduzione in sloveno e italiano. Tra i fan più fedeli in Slovenia, Slavko Franza di Santa Lucia e Peter Schubel di Porto Rose. Fan come questi, ha detto Jagger, rendono l'atmosfera ai concerti più familiare e piacevole. Quando finisco di suonare mi fermo a parlare con la gente, a bere un drink. Nessuno ha fretta di tornare a casa. Lo trovo davvero molto piacevole, la musica ha la forza di creare comunità come queste. Oggi è la volta di Villa del Nevoso, poi il rientro nel suo paese in Inghilterra.